Inaugurata stamane a Montesilvano di fronte al Parco Le Vele in via Petrarca, la nuova spiaggia accessibile, la prima in Abruzzo realizzata con comfort, servizi e parcheggi per le persone diversamente abili. Una mattinata significativa, soprattutto pregna di contenuti. Il sindaco Ottavio De Martinis e Claudio Ferrante. La spiaggia che stamattina inauguriamo è una spiaggia nuova e soprattutto più ricca. Nuova perché ha un'ubicazione diversa ed è stata abbellita con delle palme, insomma abbiamo pensato anche all'estetica, ma soprattutto abbiamo dotato la spiaggia di servizi importanti, quali le docce, ma quali anche dei bagni accessibili appunto a chi è affetto di disabilità. Ubicazione diversa perché prima dove era situata questa spiaggia? Era situata a qualche decina di metri da questo punto, però era un punto dove c'erano delle difficoltà legate a degli sversamenti da parte di un, cioè, derivanti da un fosso canale, e quindi anche lo spostamento è più funzionale da questo punto di vista, e questa sarà in futuro l'ubicazione della spiaggia disabile di Montesilvano, che voglio ricordare non è la sola, perché ci sono altri due punti che sono fruibili dai disabili. E poi la settimana scorsa abbiamo presentato un progetto per il quale ringrazio gli stabilimenti balneari, che consente a chi è affetto di disabilità di avere gratuitamente un ombrellone per tutto l'arco dell'estate. È un'altra grande conquista questa? Assolutamente sì. Mi permetto di dire che abbiamo realizzato un sogno. Chiaramente i sogni non si realizzano così all'improvviso, ma questo è il frutto di un grande percorso culturale di abbattimento proprio delle barriere culturali, quelle architettoniche, quindi lavorando sull'ambiente abbiamo abbassato il grado di disabilità, addirittura lo abbiamo annullato. Qui le persone disabili non si sentono disabili perché possono fare tutto ciò che fanno tutti. Davvero una località turistica che, mi permetto di dire, inorgoglisce non solo la città di Montesilvano ma l'intera regione. Spiaggia accessibile non solo più bella, perché è chiaro che l'aspetto estetico conta e non poco, soprattutto più ricca, più utile. Assolutamente sì, perché grazie per questa domanda abbiamo anche creato molti parcheggi per disabilità, in modo che una persona con grande comodità a qualche metro da questa spiaggia possa tranquillamente parcheggiare e godere. Sì, perché abbiamo fatto una riflessione molto chiara, che eliminando le barriere architettoniche noi possiamo assolutamente diminuire o abbattere, quello che dicevo prima, la disabilità. E quindi in questa spiaggia abbiamo dimostrato che si può fare.